ci colleghiamo ancora una volta e con piacere con Sonia di Gelatando, che saluto. Ciao Sonia. Ciao Roberto, ciao, ben trovato. Allora, ben trovato a te ovviamente, gelateria che si trova a Gavirate, lo ricordiamo, in piazza 20 settembre 3, e in questa gelateria ci sono ovviamente dei gelati buonissimi, ma tra l'altro mi pare, me ne avevi anche accennato forse già la volta scorsa che ci eravamo sentiti, c'è un gusto di gelato che a quanto pare, forse grazie a quella chiacchierata che abbiamo fatto, sembra stia facendo impazzire i nostri ascoltatori, che era quello gusto Twix. Ma parlacene ancora un po', dai. Esatto Roberto, ricordi molto molto bene. Il Twix è un goloso wafer ricoperto al cioccolato goloso crunch e con questo toffee che è, per chi non lo sapesse, è una mousse, quindi è molto cremoso e goloso e dà le carte i baffi veramente, sì veramente. E secondo me è un gusto unico, nel senso chi si fa questo cono dovrebbe fare la coperta, dovrebbe fare solo questo gusto, perché dovrebbe goderselo a pieno. Ah, è vero, certo. È vero, ogni tanto si mescolano i gusti, ma io credo che sia giusto, hai detto una cosa giusta, ogni tanto magari provatene uno solo per volta, perché magari poi vi piace così tanto, esatto, che quindi non servono gli abbinamenti. Poi questo, vabbè, l'hai detto cosa c'è dentro, è ricchissimo, quindi cosa ci vuoi mettere di più? Cosa ci vuoi affiancare? La fragola, no? Esatto, dai. Ma io lo dico sempre ai miei clienti, a fine stagione poi c'è sempre il gusto preferito. E fatemi la lista di qual è il primo, il migliore per voi. Ogni cliente me la deve fare. È vero, ma non c'è solo gelato da voi, perché insomma siamo in un periodo in cui non solo fa che incomincia a fare caldo, si comincia ad andare in piscina, ma ci sono anche, è un periodo anche di compleanni, di feste e quant'altro, e quindi certo, ci sono dei prodotti che vengono ordinati di più da voi. Quali sono quelli che vanno per la maggiore? Allora, sì, certo, sono le torte, perché la cosa interessante è che il cliente mi chiama anche solo due giorni prima e può combinare i gusti che piace più a loro, che ne so, cioccolato con la stracciatella, piuttosto pistacchio e nocciola, e si va proprio a creare con solo due giorni prima, poi la viene a ritirare ed è proprio la torta che ha scelto lui, l'ha pensata e la ritira e la offre ai suoi amici, parenti, insomma, sono torte semifreddi o gelato, ecco. Bella questa idea, sì, evidentemente, poi anche veloce. Varie forme, esatto, a forma di cuore, piuttosto che esagonale, quadrata, rettangolare. Ci sono tantissime forme. Guarda, ti dirò, a me della forma non me ne frega niente, a me interessa mangiare quello che c'è dentro. Puoi portarmela anche a forma di bufalo, non mi interessa, io mangio il gelato che c'è dentro, che sarà buonissimo. Sonia, ti ringrazio tantissimo. Io vi ricordo, grazie. Gelatando si trova a Gavirate, piazza 20 settembre 3. C'è la simpaticissima Sonia che, oltre a darvi un buon gelato, vi fa fare anche un paio di risate, perché lei, sentite com'è solare. È così bisogna condurre una gelateria, col sorriso. Guai se trovi. Si riconosce, sono così, non dico altro. Bene, quindi, bene. Seguiteci su Facebook anche, così magari sapete tutti i gusti che ci sono. Brava. Diciamo, giorno per giorno, giorno per giorno. Bravo, insomma, c'è il menù, esatto. Capito? Come al ristorante. Cioè, ma oggi, guarda, per antipasto prendo una fragola e va bene. Okay. Sonia, sei veramente una cosa incredibile. Roberto. Grazie mille a voi, grazie. E buon gelato a tutti. Ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Millennium.